Se anche tu hai utilizzato l'Enné ed hai ottenuto sui tuoi capelli tutti i colori dell'arcobaleno, tranne quello da te desiderato, questo video fa per te! Ciao ragazze! In questo video vi parlerò di un trattamento per i capelli. Prima vi parlo un po' della mia esperienza. Io già da un anno e mezzo utilizzo soltanto prodotti naturali fatti da me sui miei capelli. Non utilizzo più cristalli liquidi e siliconi vari, ma faccio impacchi naturali e quindi i miei capelli già sono, diciamo, disintossicati. L'unico problema è che, avendo dei capelli comunque molto secchi di natura sulle punte, anche abbastanza fini e fragili, quindi tendono molto a formare delle doppie punte, ho deciso di iniziare ad utilizzare l'Enné per comunque rivestire il capello, che appunto è rimasto nudo e sempre più debole, perché mentre i siliconi, sì è vero, soffocano il capello, quindi non lo lasciano respirare e alla lunga lo rovinano, comunque è anche vero che da una parte questa sorta di rivestimento va a proteggere i nostri capelli dagli agenti atmosferici, oppure semplicemente, non lo so, se li legate di frequente loro si spezzano. Diciamo quindi che questa disintossicazione gli aiuta molto, perché comunque un capello che respira è un capello sicuramente più sano, più lucido e più vitale, un capello vivo, però è anche più debole sotto altri punti di vista. Ho scelto di utilizzare l'Enné neutro, ma non mi trovavo particolarmente bene, cioè non riuscivo a vedere questa differenza tra l'utilizzo e il non utilizzo dell'Enné neutro. Quindi ho deciso di utilizzare l'Enné rosso, che comunque, avendo un pigmento, va a ricoprire il capello e mi dà come la sensazione che lo avvolga in maniera più consistente, quindi che riesca a ristrutturarlo maggiormente rispetto appunto all'Enné neutro. Quindi da circa 3 mesetti ho iniziato a fare l'Enné rosso sui miei capelli. La prima esperienza è stata un po' traumatizzante, perché praticamente mi sono ritrovata con i capelli con dei riflessi arancioni pazzeschi, cioè quasi fluo. Non vi so spiegare il perché, il come mai, forse perché il mio capello non lo so, perché era la prima volta che facevo un trattamento all'Enné rosso, non vi so dire. Non conteneva pigramato, quindi comunque un Enné naturale. Io utilizzo questo qua della Zarca, contiene soltanto Lausonia Inermis, dovrebbe. Comunque, il primo utilizzo, dicevo, è stato un po' traumatizzante e quindi non avevo più intenzione di farlo. Poi però ho cercato un po' su internet, ho cercato di vedere come appunto poter smorzare questo colore aranciato molto forte, ed ho iniziato a fare i miei primi esperimenti. Ho acquistato la curcuma, che è questa radice, è una radice gialla che macchia moltissimo le mani anche, infatti adesso sembrerò un po' una Simpson, che io ho comprato sotto forma di radice. In realtà ho mandato mia madre in erboristeria a comprare questa curcuma, e l'erborista mi ha dato queste radici. Appena l'ho vista sono rimasta un po' così, perché l'avevo sempre vista in polvere, quindi ho pensato bene, e adesso come la utilizzo? Non vi dico l'esperienza, davvero bruttissima, ho iniziato a grattugiare questa curcuma, peraltro ne ho presa tanta, gliene ho fatta prendere tanta, ignara del fatto che fosse appunto sotto forma di radice, ed ho iniziato come una forsennata a grattugiare questa curcuma per ricavarne la polverina, e questo è il risultato, il barattolino che ne ho ottenuto. Ma davvero, cioè, non si può stare lì a grattugiare, quindi alla prima occasione sono andata a cercare la curcuma in negozi etnici che ci sono nel mio paese. Anzi, per chi fosse di Catania vi segnalo Cristalli, che è un negozio che vende robine etniche, indiane e cosine del genere, dove appunto ho trovato la curcuma in polvere, che credo sia della stessa marca dei prodotti che vende Spice of India. I prezzi sono molto bassi, io questa qui l'ho pagata 70 centesimi e sono 100 grammi, quindi comunque 100 grammi di prodotto ne bastano pochi cucchiaini per una preparazione, costa 70 centesimi. Io invece la curcuma in radice, che comunque dovrebbe essere più pregiata e più colorante, l'ho presa credo 100 grammi 6 euro, comunque l'ho presa tantissimo, quindi non ve lo consiglio, state attenti a non fare il mio stesso errore. Da Cristalli trovate anche l'Enné Zarca.
Quindi appunto per chi fosse delle zone di Catania, provincia di Catania, vi consiglio di andare da lui perché trovate anche l'enné di questa marca che è pura, tinge tantissimi i capelli ed è davvero buona, mi ci trovo molto bene. Una chicca che trovate all'interno di questo video è l'utilizzo della polvere Bru des Noix, del mallo di noce in polvere. Che io ho provato ad utilizzare soltanto mischiato con l'acqua, quindi per formare una pappetta, ho provato a metterlo sui capelli, ma il risultato è disastroso. Sono andata a cercare in giro per internet e ho visto che moltissime altre ragazze si lamentavano di questa cosa. Praticamente non assorbe l'acqua come l'enné neutro oppure per esempio come le argille, che diventano una pasta molto sottile. Fa una pappetta che sulla testa si va a sgretolare. Quindi io per evitare questo ho escogitato una cosina che vedrete nel video tutorial. Ed ho utilizzato anche la polvere di Amla, che comunque oltre ad essere condizionante e rinforzante anch'essa, va a dare ai capelli un sottotono più scuro e più bruno, più castano. A fine tutorial troverete le fotine dei riflessi che questo impacco, sia con l'enné neutro che con l'enné rosso, va comunque a dare ai miei capelli. I riflessi si vedono poco in videocamera, poco alla luce artificiale, ma si vedono davvero tantissimo alla luce del sole. Peraltro quello che piace fare a me è distribuire questo prodotto, soprattutto quando utilizzo l'enné neutro, quindi magari anche, non lo so, 2 volte al mese, e andare a distribuirlo in maniera molto irregolare, così che al sole si vedono proprio dei filini che hanno dei riflessi un po' dorati. Ed è un effetto che mi piace molto. Nel video vedrete il procedimento di come preparo io questo impacco, però siccome avevo fatto comunque l'enné rosso da poco, che aggiungo l'enné neutro, un po' uno scioglilingua, che aggiungo l'enné neutro e non l'enné rosso, perché appunto non volevo farvi vedere, però non dovevo fare l'enné rosso ai capelli. Quindi vi lascio al video tutorial e ci rivediamo dopo. Prendiamo circa 350 ml di acqua e la scaldiamo fino ad ebollizione. Nel frattempo, prendiamo una tovaglietta che utilizziamo soltanto per questo scopo perché dopo l'utilizzo resterà macchiata e mettiamo la polvere di mallo di noce. Io utilizzo questa di Aromazon con cui mi trovo bene perché tinge molto e ne metto 5 cucchiaini. Nel frattempo l'acqua inizia a bollire, la porto sul piano di lavoro e inizio a sistemare all'interno della ciotola la tovaglietta con il mallo di noce. La tovaglietta inizia ad assorbire l'acqua e si macchia, questo significa che il colore della polvere sta già passando in soluzione. Mescolo un po' per facilitare il processo. Dopo neanche un minuto la nostra acqua è bella colorata, di un castano intenso, e posso quindi togliere la tovaglietta. Vi consiglio di mettere dei guanti e strizzare per bene, così che tutto il pigmento resti nell'acqua. Adesso prendiamo un'altra ciotolina, e che ve lo dico a fare, se ne avete una con la ranocchia disegnata è anche meglio. Ecco la polvere di curcuma. Come potete vedere ha un colore più intenso rispetto alla curcuma in polvere che si trova in commercio, perché appunto questa è quella sotto forma di radice che ho grattugiato io con tantissima fatica, non vi dico. Quindi appare più scura perché contiene un minimo di umidità. Ne metto 3 cucchiaini. In questo caso uso l'enné neutro, sempre di Aromazon, perché voglio soltanto dei riflessi sui miei capelli. Quando voglio andare a colorare i capelli in maniera più intensa, uso invece l'enné rosso. Ne metto 3 cucchiaini. Adesso aggiungo la polvere di Amla e mescolo il tutto. Adesso inizio ad aggiungere l'infuso di mallo di noce che abbiamo preparato prima, fino a formare una cremina spalmabile. Io ho utilizzato questa ciotolina di vetro per farvi vedere bene il colore dell'infuso, ma a voi consiglio di utilizzare una ciotolina simile ai beaker, così vi verrà molto più semplice versare il contenuto liquido nella ciotolina con le polveri.
questa è la consistenza che dovete ottenere. Tenete conto del fatto che le dosi che vi ho dato sono per capelli di media lunghezza. In questo caso volevo soltanto dei riflessi, quindi ne ho preparato poco. Se invece decidete di mettere l'enne rosso e volete quindi colorare in maniera più intensa i vostri capelli, vi consiglio di moltiplicare per 2 tutte le dosi che vi ho dato. Per la versione con l'enne neutro, lasciate in posa almeno un'oretta. Se mettete invece l'enne rosso, vi consiglio di coprire la pappetta con una pellicola trasparente e lasciare ossidare almeno 5 ore. Ricordate che più caldo fa e meno tempo dovete lasciare l'enne ad ossidare. Infatti d'inverno lo lascio nella ciotolina anche tutta la notte, mentre d'estate a volte bastano anche soltanto 2 orette. Passate le nostre 5 ore, metto l'enne sui capelli e li avvolgo con la carta alluminio, così non si disperde il calore che appunto facilita il rilascio del colore dell'enne sui nostri capelli. Lasciateli in testa per altre 3 ore, o anche di più se avete pazienza, e infine lo risciacquate con l'acqua e procedete con il vostro shampoo e il vostro balsamo. I miei capelli comunque di base sono di un castano chiaro tendente appunto al dorato. Come potete vedere si notano, soprattutto alla luce del sole, dei riflessi un po' dorati, castani, ma delle volte esce fuori anche un punto di rosso. Questo perché appunto la prima volta che feci l'enne rilasciò sui miei capelli un colore arancione molto intenso e quindi pian piano sto cercando di coprirlo utilizzando appunto questo metodo. Se invece non volete ottenere dei riflessi dorati e volete invece un enne rosso con dei riflessi che vanno più sul vinaccia, vi consiglio all'inizio, quando fate l'infuso di mallo di noce, di mettere anche un infuso di fiori di carcadè, così il vostro colore sarà molto più vinaccia, molto più borgogna, e naturalmente togliete la curcuma, altrimenti il giallo della curcuma e il colore vinaccia del carcadè andranno comunque a formare un arancione e quindi diciamo non avete concluso nulla. Rieccoci qua. Avete visto che i passaggi sono davvero pochi, sono semplici, ed avete visto la nostra chicca, ovvero il, come possiamo chiamarlo, l'infuso di mallo di noce? Comunque, il fatto di aver preso una ciotolina, aver fatto bollire dell'acqua, abbiamo messo dentro la nostra polvere di mallo di noce che ha rilasciato tutto il suo colore nell'acqua calda, quindi la parte che comunque andrà a tingere i nostri capelli, e ci siamo sbarazzate di quella polverina fastidiosissima che cadeva a terra e creava dei macelli pazzeschi in casa, nel lavandino. Insomma, io da quando ho scoperto questo metodo da me brevettato, devo dire che mi sono trovata molto bene e non lo abbandono più. Spero che questa chicca appunto possa essere d'aiuto pure a voi, povere ragazze disperate che combinavate dei disastri come me quando vi preparavate questi impacchi per i capelli. Scrivetemi sempre giù nei commenti, al solito, se avete qualche dubbio, qualche perplessità, se posso aiutarvi in qualche modo, io sarò felice di rispondervi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!